decima lei. Le parentesi sono tante. Con te mi confondono la mente. A monte proprio come fa l'amore. Fra parentesi di cuore. Le parentesi a matita cambieranno la tua vita. Se le scrivi penna sfera, esistenza tutta intera. C'è chi usa solo penna rossa e chi mette il punto e dice basta. Accettando c'è chi clicca. Voi mi ricordate quando io feci l'esame di maturità e il professore mi disse: Fischetti, tu farai un esame coi piedi. E gli disse: magari mi piace 40 rubio. Questa è una scuola serale con tutte le sue evidenti carenze. Come vedete non siamo messi molto bene, ma soprattutto la situazione è peggiorata oggi, perché noi avevamo una sola bidella, la quale sta per diventare mamma ed è entrata nel suo periodo di puerperio. Quindi mi raccomando, sporcate quantomeno è possibile, lasciate tutto in ordine fino a quando il nostro titolare non troverà una sostituta. Mi confondono la mente a monte proprio come fa l'amore. Fra parentesi di cuore. Aiutatemi, nascondetemi, vi prego, aiutatemi. Non vedo nessuno. Aiutatemi, vi prego, aiutatemi. Calmatevi, sedetevi e diteci che cosa vi è successo. C'è un uomo che mi sta inseguendo. E perché mi stai inseguendo? Perché quello mi perseguita, è diventato un'ossessione. Io non ce la faccio più, non ce la faccio più. Ma chi è quest'uomo? È un mio cliente. Ah, è un vostro cliente? Sì, è da quando gli ho fatto uno dei miei servizi, modestamente. Oh, non me lo levo più di tutto. E si vede che è rimasto molto soddisfatto. Sì, ma un'esagerazione. Quello da una volta alla settimana che veniva è passata 2-3 volte a settimana. Poi tutti i giorni. Poi 2 volte al giorno. 3 volte, 4 volte. Ma chi è Rambo? Ma forse solo questo. Poi ha cominciato pure a portare un amico. Poi 2 amici, 3 amici. Ma almeno pagata, no? Eh certo che faccio le opere di bene, scusate. Quello è il lavoro mio. Il fatto è che questi suoi amici sono sporchi. E beh, signorine, questi sono gli inconvenienti del mestiere. Sì, ma puzzavano in una maniera che faceva schifo. Si sarebbero almeno potuti fare un bagno prima di venire da me. Certo, e sarebbe stato anche giusto. E invece niente. Allora ho deciso di scappare e cambiare posto. Ah. E dove stavate? Al centro. Conoscete la ferrovia? Certo, a me la ferrovia faceva comodo, eh. Eh sì, perché abitando là vicino potevo andare al posto di lavoro senza prendere nemmeno la macchina. Ma che devo fare? L'importante è che quegli sporcaccioni non mi vedano più in quella zona. E volete cambiare zona? Certo. E dove volete andare? Sulla Domiziana? No, è peggio. A Via Caracciolo. Tu stai zitto. A casa mia. Sentite, il prossimo che dice un'altra parola vi giuro lo sbatto fuori. Ma perché? Qua non starei bene. Qua? Ma non credo proprio che faccia al caso vostro. Perché no? A me l'idea piace. Ancora? Volete stare zitti? Vabbè, scusate, questa non è una scuola serale. Appunto, per questo è che non va bene. Ma come non va bene? Io qua fuori ho visto pure un bel divanetto. Io mi metto là buona buona, voi vi fate la vostra lezione e man mano che escono li servo io. Sì, ho capito bene. Sì, certo. Su, non mi dite di no. Dalla vostra faccia si vede che voi siete una persona tanto per bene, gentile. E dalla vostra espressione ho capito che sono Assunta. E sentite, signora Assunta. Chi è Assunta? Voi, avete detto che vi chiamate Assunta. Ma quando mai, scusate? Io ho detto che sono Assunta, nel senso che voi mi assumete in questa scuola. Io mi chiamo Moira. Piacere. Piacere, ma io, devo dirvi la verità, non ho ancora capito voi dove volete essere assunta. Ma qua, scusate, avete detto che questa è una scuola? Sì, signore. Questi sono gli alunni? Sì, signore. Voi siete il professore? Sì, signore. E quando...